Ciao ragazzi, questa sera sono qui per presentarvi una cassa per sentire la musica completamente e interamente realizzata da me. Come potete vedere, si tratta di questo oggetto. Diciamo che in questa configurazione è stato pensato come cassa subwoofer per un impianto 2.1, diciamo. Quindi ora vi farò vedere come funziona. E in questo caso siamo collegati ad un computer. Ok, come vi dicevo, purtroppo io utilizzavo un sistema 2.1 di questo tipo prima, ma purtroppo si è rovinato l'altoparlante sotto, quindi ho optato per autocostruirmene uno. Per realizzare questo progetto, alla fine risulta il tutto molto semplice. A parte utilizzare due altoparlanti medio-bassi per autovettura, quindi sono due altoparlanti da 4 ohm cada uno, sono collegati, in questo caso sono collegati in serie per riprodurre lo stesso, diciamo, la stessa impedenza che aveva l'altoparlante da 8 ohm delle casse che utilizzavo prima, della Logitech. In questo caso io ho realizzato una base in legno sulla quale ho applicato dei pesi all'interno per rendere questo piedistallo più consistente e più pesante, affinché non si sposti o non subisca delle vibrazioni che possono essere alla fine controproducenti per il suono. Sulla parte posteriore ho costruito questo sistema di bus reflex. Sempre costruito tutto con tubi, diciamo in PVC, ricavati da scarti di lavorazione dei cantieri edili. Quindi il tutto risulta veramente molto molto economico e con poco lavoro si riesce a ottenere un buon risultato. La parte interna, per evitare delle risonanze, è stata imbottita con della gomma piuma Koni, che ho trovato anche qui di scarto in qualche azienda che fa imballaggi, e poi ho collegato il tutto al posto del nostro altoparlante, quindi ho dovuto alla fine collegarlo sotto, rimuovendo l'altoparlante che c'era all'interno e collegandoci la nostra cassa nuova. Ora vi farò vedere e sentire come si sente. E ragazzi, ora andremo a sentire come si sente con questo dispositivo audio che ho autocostruito come vi dicevo prima. Utilizzeremo della musica non protetta da copyright affinché non possiamo essere, diciamo, bannati da YouTube. Quindi andiamo a sentire come si sente.
Bene, ragazzi, direi che come audio ci siamo. I bassi sono potenti, sono secchi, non tendono a sbavare. Chiaramente, se si sale troppo col volume, poi anche le casse purtroppo tendono un po' ad avere un po' di riverbero a causa di una, comunque di un wattaggio che non consente di salire oltre un certo limite, ma questo è una limitazione di ogni cassa audio. Però direi che per i bassi, in questo caso, nella configurazione che abbiamo utilizzato, direi che il progetto è riuscito e quindi vi saluto e al prossimo video. Ciao!